situazioni su cui credo che tutti ci dobbiamo interrogare, magari dandoci un po' più del tempo che ci separa adesso dall'approvazione delle mozioni di questo congresso. Io ci tenevo, ci ho tenuto a raggiungervi per portarvi il saluto mio di Radicali Italiani, anche perché, come era già accaduto altre volte, ho seguito buona parte dei lavori del congresso per radio, e devo dire che questo congresso è stato una miniera di conoscenza, di analisi, di iniziative, anche di successi. Comprendo quello che la riflessione poi che faceva il Presidente proprio rispetto a quanto a questi successi abbia ci sia stata, come dire, la capacità di far corrispondere un aumento delle iscrizioni. Mi viene poi in mente, rispetto all'essere radicale, al metodo radicale, al connotato radicale di certi diritti, rispetto a tutto il resto dell'associazionismo LGBT, ma sono iscritti i dirigenti di queste altre associazioni? Perché questo, insomma, dovrebbero essere delle doppie tessere, tra virgolette, all'interno dell'associazionismo, proprio riconoscendo il ruolo che voi avete da una parte di avanguardia e dall'altra però di capacità di dialogo molto pragmatica, molto appunto radicale nell'ottenere i risultati, un senso della realtà, quello che proviamo a fare tutti. I successi che avete avuto, gli ultimi, quelli di questa settimana, la sentenza di venerdì sulla la rettifica dei dati anagrafici delle persone transessuali, insomma, sono cose grosse, sono cose enormi. Io in quest'anno ho avuto l'opportunità e il piacere di dare un contributo come consigliere comunale a Roma sulla questione di cui ha parlato ieri l'avvocato Schuster. La trascrizione, diciamo, dell'atto di nascita di quel bambino di 3 anni con due mamme, una coppia italo-argentina, e devo dire che è una vicenda emblematica, perché ve la dico rapidamente, perché io ho tentato di avere un ruolo di facilitatore nei rapporti tra appunto l'avvocato della coppia e l'amministrazione comunale, perché la cosa è iniziata più o meno a settembre del 2014 e si è conclusa solo a febbraio. Ci sono stati una serie di round, diciamo così, che consistevano in riunioni telefoniche con l'avvocato in collegamento, io, il capo di gabinetto del comune e il direttore dell'anagrafe, e lì non c'era effettivamente un motivo ostativo di tipo giuridico a questa cosa, non c'era assolutamente, se non quello che si ritira fuori e si può ritirare fuori in maniera strumentale dell'ordine pubblico, viene messo in pericolo l'ordine pubblico, ma non c'era. E la cosa incredibile è che mentre noi discutevamo di questo si stava preparando quell'atto che poi avete visto tutti della trascrizione dei matrimoni contratti all'estero, che quello sì era molto più complicato e difficile da un punto di vista giuridico, per cui mentre noi ci passavamo lì queste ore a discutere, no, ma guardi, ma perché? E c'era questa inerzia dell'amministrazione, ed è terribile, perché quando un'amministrazione non dà un diniego su una base giuridica, ma lo dà su un... lo dà di fatto, senza dare spiegazioni. Noi tentavamo, anche in questo, facendo l'interesse dell'amministrazione, di evitare di impugnare quel diniego. Poi la cosa effettivamente si è sbloccata solo dopo la sentenza di Torino, per cui gli abbiamo detto, guardate che adesso poi fate una figuraccia, no? E non era anche quella una cosa da poco, perché da lì ne va della possibilità del bambino, di quel cittadino, di avere la cittadinanza italiana, con tutto quello che comporta, perché poi la famiglia voleva trasferirsi in Italia, e del diritto di genitorialità, che è un diritto alla genitorialità riconosciuto, sancito dalla Costituzione e dal diritto europeo. E quindi questo per dire poi quanto effettivamente quello che diceva l'avvocato Schuster, cioè
l'inerzia anche dell'amministrazione come corpo separato rispetto alla politica a volte. E in questo caso io devo dire purtroppo non sono riuscito con i colleghi a creare una rete, diciamo, su questo fatto, perché devo dire la trascrizione dei matrimoni contratti all'estero, tra l'altro fatta in quel modo, e che io avevo un po' di paura che si trasformasse in un boomerang, no? Paga e pagava molto di più, e ha pagato molto di più da un punto di vista dell'immagine rispetto a questa cosa molto più concreta in termini di diritto, assolutamente fattibile immediatamente. Comunque così è andata. Sulla questione delle unioni civili, io ho ascoltato ieri la Cirina, mi sembra che, sono assolutamente d'accordo con Gigliola, insomma, lì già siamo passati allo psicodramma, no? Con la cosa sul termine unione o formazione specifica, com'è? Formazione sociale specifica, cioè. È chiaro che ha un valore il dibattito che c'è, ha un valore essere in quel dibattito e che ci sia un dibattito dopo, penso siano passati più di 20 anni dalla prima proposta che venne depositata. E quindi, insomma, io volevo farvi davvero poco più di un saluto. Penso che, insomma, voi poi vi occupate in qualche modo di questioni che sono tra le più radicali, in qualche modo, che riguardano il corpo, che si fanno con il corpo e cadono sul corpo delle persone, sulla sfera più intima, sulla ricerca della felicità delle persone. Io personalmente quando mi sono avvicinato alla storia e al Partito Radicale diversi anni fa, una delle cose che mi ha colpito, emozionato di più era quella famosissima tribuna politica di Adele Faccio, credo fosse il 76, o non so, forse un paio d'anni dopo, no? In cui appunto lei diceva non c'è libertà dell'individuo che non passi per la libertà sessuale, per una conoscenza e una consapevolezza della pienezza della propria sessualità. Pensate questa affermazione come è, diciamo, all'opposto rispetto alla teoria del gender e a tutta quella fobia e la paura, il terrore che si è sviluppato. Queste cose sono cose che stanno accadendo. Noi con quel tipo di cultura, con quel tipo di affermazione di Adele Faccio, come dire, abbiamo tutti gli strumenti per fronteggiare questa cosa che è avanzata. È avanzata. Io all'inizio ero quasi, anche in consiglio comunale, diversi colleghi mi sottoponevano delle questioni, mi facevano vedere delle conferenze nelle quali, secondo loro, delle registrazioni che loro avevano rubato di nascosto da incontri. In uno di questi penso che ci fosse Maccarrone del Marinieri, che ho riconosciuto lì, e che loro mi mostravano stupiti questi video dicendo guarda che cosa succede, guarda, dobbiamo fare qualcosa, insomma, questa è la situazione. Cioè, allora, come si scioglie anche la questione che poneva? Io credo che effettivamente dobbiamo fare uno sforzo, perché non è che la crisi di cui ha parlato Enzo riguarda solamente certi diritti. Insomma, mi sembra che non ci sia bisogno di... Insomma, Radicali Italiani ha un bacino maggiore, ma per le caratteristiche del soggetto, dopodiché si arriva ai 1000 iscritti, quindi insomma, di che parliamo? È evidente che noi abbiamo quindi il bisogno, come dire, di mettere a frutto appieno quella parola che c'è lì. Io, insomma, non penso che sia che ci aiuterebbe a nessuno pensare, diciamo, di fare una cosa che va nella direzione opposta, cioè di sottrarre quella parola lì, perché almeno per me in quella parola lì c'è tutto in termini di patrimonio culturale, patrimonio di cultura politica, di iniziativa, di tradizione, di metodo. E di sicuro dobbiamo imparare a parlarci un po' di più e a almeno, come dire, vedere se c'è la possibilità di condividere degli obiettivi e delle iniziative politiche.
noi nella mozione di Radicali Italiani che è stata approvata una settimana fa, anche grazie alla presenza al congresso di Leonardo, c'è individuato come obiettivo e come priorità la riforma organica del diritto di famiglia che passi per il matrimonio egualitario. Questa cosa non è necessariamente scontata, insomma, dati gli ultimi anni anche di dibattito interno che ci sono stati tra gli italiani e nel partito, e quindi penso che dobbiamo ripartire da qui. Le difficoltà sono enormi, però insomma io voglio fare a voi un augurio per l'anno politico che adesso è iniziato, che è anche l'augurio che faccio a me stesso di poterci sentire e ritrovare il più spesso possibile anche nel concepire insieme alcune iniziative politiche, quindi fare lo sforzo anche non solo di condividerle magari in un momento successivo, ma anche se possibile di concepirle dall'inizio insieme. Grazie.